Se c'è un luogo fisico e non capace di fare sintesi tra storia, tradizioni, manualità, buon gusto, beh, quel luogo è la cucina. Dove arrivano i prodotti della terra, dove c'è la sapienza dell'uomo nel trasformare quello che la natura ha creato, facendolo diventare realtà sempre più elaborate. Per questo, nel recuperare, raccontare, esaltare in qualche modo le tradizioni della cucina ebraica, si va molto oltre la dimensione, che già di per sé è assai significativa, dello stare a tavola. Si entra nella storia dei popoli, delle famiglie e degli individui. Ecco perché abbiamo scelto di approfondire anche questo aspetto. La cucina ebraica in genere ha delle sue peculiarità, però è una cucina di territorio, ovunque siano gli ebrei, con i limiti delle regole della religione, che vogliono dire non cuocere carne e latte, mangiare solo determinati tipi di carne, determinati tipi di pesce. E questo comporta anche, arrivando all'Italia, il fatto di non cucinare la carne col burro, cosa che nel nord Italia, tra burro e lardo, veniva cucinato col grasso d'oca, che sostituiva sia il burro che il lardo nella cucina. Tant'è vero che le oche, con cui si fanno anche i salumi, venivano dette il maiale degli ebrei. Andando più a sud, veniva usato l'olio, quindi non c'erano problemi. Questa cosa della cucina del territorio, no? Unita ai limiti delle regole alimentari ebraiche, ha dato modo di sviluppare una serie di innovazioni che danno modo di elaborare nuove ricette, tenendo conto sempre di questa cosa di base. L'oca, per esempio, tutto il ragù, il grasso serve per impastare appunto la pasta per fare delle paste chiuse, insomma, no? Delle paste ripiene. La cucina ferrarese ha utilizzato, è particolarmente ricca di piatti perché dal nord sono arrivati gli Ashkenaziti, dal sud gli ebrei italiani che erano stati portati a Roma da Tito e poi tutti gli ebrei sefarditi fuoriusciti dalla Spagna obbligatoriamente. E quindi c'è stata una serie di migrazioni favorite prima dagli estensi anche che hanno accolto gli ebrei, come anche il Granducato di Toscana. Tante ricette vengono anche dai sefarditi di Livorno, per esempio. Il rotolo di Faraone, che del Faraone, Ah, sì, che è una sì, pasta, la ruota la del ruota, faraone. sì, hai ragione, non Sì, la ruota, che è una è bellissima. pasta condita con uvetta, pinoli, grasso d'oca E e prosciutto d'oca a pezzettini. e arrostita poi in forno. Poi si faceva il polpettone di tacchino, perché anche quello è stato molto utilizzato, che è una galantina. Semplicemente fatta col tacchino ed era un piatto delle feste. Ecco, le feste sono quelle in cui, diciamo, la cucina si è espressa maggiormente. Ognuno ha una sua connotazione particolare. Per esempio, a Purim c'erano quei famosi burricchi ripieni di carne o dolci, per esempio con mandorle dentro, oppure non so, non abbiamo mai usato noi, per esempio, le Amantashen, che è invece di ascendenza ashkenazita, ma Le le orecchie di orecchie di Amman, Amman, sì. che è una pasta più o meno frolla, ripiena di cose dolci, può essere marmellata, può essere fichi secchi con mandorle. Ecco, sì. Ah, una cosa che caratterizzava la cucina ebraica ferrarese era il caviale. Ah, A Ferrara si faceva ed era, non so dire se fosse proprio solo ebraico, ma è stato tramandato come cosa fatta dagli ebrei del ghetto, e dove c'erano quantomeno all'inizio del Novecento c'era ancora una bottega che lo faceva,
e venivano sia gli ebrei, era ancora nella zona del ghetto, c'erano sia gli ebrei che la cittadinanza che andava a comprare questo caviale, che a differenza del caviale russo è cotto. Poi si era perso. C'è questa cosa per cui per il sabato a mezzogiorno, per esempio, gli ashkenaziti fanno ancora, insomma, quello che si chiama cholent. La parola sembra che derivi da sholent, cioè riscaldato lentamente. Portavano le pentole con di tutto dentro, no? Carne, fagioli, uova intere, sode, cipolle, carote, tutto quello che c'era, insomma, più o meno a seconda della ricchezza della famiglia, insomma. Quanto saper fare, quanta capacità di mettere insieme le esperienze secolari che vengono da lontano con quelle del luogo in cui ci si trova. Nei racconti che abbiamo ascoltato c'è la prova indiscutibile e per molti versi straordinaria di una integrazione, di una vita in comune che è allo stesso tempo storia d'Italia e storia delle comunità ebraiche. Un connubio meraviglioso, straordinario, affascinante, che riguarda il passato ma che deve riuscire ad essere presente anche nel futuro, perché rappresenta una ricchezza meravigliosa.